notevole interesse storico e per la bellezza paesaggistica ho avviato la ricerca che ora vedremo. Essa è dedicata a luoghi che tanta parte hanno avuto nella mia vita e che perciò ho amato ed amo moltissimo. E così, prestando gli occhi alla mente, alla telecamera, da essa ci facciamo accompagnare alla scoperta dei tesori della Valle del Lao. Abbiamo qui l'amico parroco Don Pietro Martucci, al quale chiediamo, dopo la cattura delle immagini di questo posto, qualche notizia storica sul santuario delle cappelle. Il santuario delle cappelle sorge in seguito a un sogno che un nostro concittadino, Domenico Longo, nel 1557 ha avuto. Un sogno ardito e provvidenziale, se vogliamo, perché in questo sogno ha visto che in questo suo terreno vi erano edificate le chiese di Gerusalemme, le chiese dove Gesù è nato, dove Gesù ha esercitato il suo ministero, la sua evangelizzazione, i luoghi di Gerusalemme, di Galilea, i luoghi della Giudea. Ecco, lui ha interpretato questo sogno come un desiderio di il Signore gli abbia voluto dire, quasi che, ecco, tu devi costruirmi in questo tuo territorio, in questa tua proprietà devi costruirmi le chiese. È andato a Gerusalemme con un pellegrinaggio a piedi allora del 1500, che è durato ben 7 mesi, è ritornato con i disegni che gli sono servite per edificare le 13 cappelline, comprese quella maggiore. E qui ogni anno, in seguito a quell'avvenimento, il popolo lo ricorda con una grande manifestazione di fede, unita un po' anche a un po' di folklore. Qui migliaia e migliaia di persone affluiscono al santuario per venerare l'immagine della Madonna dello Spasimo, alla quale è dedicata la Cappella Maggiore. La Madonna dello Spasimo è la chiesa di Gerusalemme che sorge sulla quinta stazione della Via Crucis. Da allora, dicevo, ecco, questi pellegrini vengono in questo luogo a trascorrere momenti di silenzio, momenti di riflessione, per trovare in fondo quelle ragioni esistenziali oggi che per me questo luogo. Vi ringrazieranno certamente. Grazie, grazie anche a voi. Grazie.